luce in faccia direttamente. Allora, buongiorno, io mi chiamo Roberto Palla, che lavoro all'Opera Universitaria di Trento, ente che, come dicevano chi ha parlato prima di me, è l'ente per il diritto allo studio. Allora, in questa mia presentazione io cercherò di darvi alcuni strumenti utili per muovervi dopo che avrete scelto il vostro percorso universitario. Quindi il mio obiettivo è lasciarvi qualche traccia e qualche indicazione per poi fare i passi giusti e perdere meno tempo possibile nel momento che seguirà o immediatamente successivo alla scelta. La prima cosa che mi sento in dovere di dirvi è che esiste a fianco di ogni università un ente che si occupa del diritto allo studio, cioè qualsiasi università decidiate di scegliere, insomma in qualsiasi università vi iscriviate in Italia, esiste un ente regionale che si occupa delle stesse cose di cui ci occupiamo noi, cioè di borse di studio, posti alloggio e servizio di ristorazione. In Veneto si chiama ISU, in Emilia-Romagna si chiama ERGO, in Lazio si chiama Lazio DISU, le regioni hanno usato nomi diversi, comunque il quadro, il contesto è più o meno uguale dappertutto. Poi è chiaro che ci differenziamo per tipologia, qualità, sfumature. Una delle sfumature alla quale ha accennato il professor Cortese, che ha parlato prima di me, è questa. In Italia ci sono 2 milioni di studenti circa, poco meno di 2 milioni, e 50.000 posti letto destinati agli studenti, e quindi un posto letto ogni 50 studenti. A Trento ci sono 15.000 studenti e più di 1.500 posti letto, quindi il rapporto è di 1 a 10. Questa è la principale, devo dire, la differenza più grossa, insomma. Poi per il resto sono, diciamo così, sfumature e dettagli. Però mi sembra una differenza molto importante perché è il contesto di accoglienza è quello che tante volte fa proprio la differenza, insomma. Allora, fatta questa premessa, vi devo dire subito che i servizi che io andrò a raccontarvi sono distinti in due categorie principali: quelli destinati ai capaci, meritevoli e privi di mezzi, cioè gli studenti poveri e bravi, e i servizi destinati a tutti. Cioè alle borse di studio e al servizio abitativo si accede passando per un filtro di condizione economica e merito che è spiegato nel bando. Se non li avete trovati al banchetto, ne ho portati, adesso ne ho lasciati qua fuori un bel po'. Allora, nella mia presentazione faccio una carrellata veloce sui servizi e poi vado nei dettagli del bando in modo da spiegare le cose per tutti. Allora, le borse di studio, come vi dicevo, condizione economica e merito. Il merito per il primo anno non è richiesto, nel senso che abbiamo valutato che era praticamente impossibile calcolare o comunque essere oggettivi nella differenziazione tra un voto del liceo classico e di una scuola professionale, tra Torino e Trieste e così via, e quindi per il primo anno andiamo sulla fiducia. Quasi sulla fiducia, nel senso che eroghiamo la prima rata della borsa di studio dopo che sono stati raggiunti 12 crediti, se vengono raggiunti 12 crediti entro il mese di marzo. Voi direte 12 crediti sono pochi, perché a marzo siamo a metà dell'anno accademico, il primo anno dovrebbe avere a circa 60 crediti, quindi sono pochi, però vi dico che il 30% degli studenti non raggiunge questo obiettivo. E questo, permettetemi una piccola parentesi da fratello maggiore o da orientatore di vecchia data, uno dei motivi principali di questa cosa è perché in questi 2 mesi
nei mesi che passano dalla scuola superiore all'iscrizione all'università, mi viene richiesto uno scatto di mentalità, un cambio di approccio che mi piace riassumere in questo modo. Passate da un contesto nel quale dovete chiedere il permesso per andare a fare la pipì a un contesto nel quale, se di quelle 500 persone il professore ne vede sparire qualcuna, è contento perché dovrà fare meno esami. Adesso l'ho banalizzata al massimo, però è questo lo scatto culturale, cioè venite trattati come dei bambini o comunque come persone che non sono in grado di decidere se è il caso di andare a fare la pipì o di restare in aula, e all'improvviso diventate adulti e venite trattati da adulti. E questo è lo scatto culturale che per molti è difficile da capire. E devo dire che il cambiamento della didattica degli ultimi anni aiuta un po' in questo cambiamento, nel senso che i corsi più brevi, quindi corso breve, un po' di crediti e così via, aiutano a spezzettare la didattica. Insomma, qualche anno fa esistevano degli esami biennali, cioè si frequentava un'ora di lezione per 2 anni e poi alla fine dei 2 anni c'era un esame che valeva doppio sostanzialmente. Immaginatevi chi non riusciva a tenere il passo, no, in questi 2 anni, che tomo di roba si trovava da studiare alla fine. Insomma. Quindi questo mi sembra uno degli strumenti che dovete, così adesso magari vi annoia un po', ma mettervi nel vostro sacchettino delle cose da tenere in considerazione. Sul servizio abitativo vi ho già detto, 1500 posti letto, che per gli studenti che rispettano i requisiti di merito e condizione economica previsti dal bando hanno delle tariffe molto piuttosto convenienti, sono 220 euro per la singola e 180 per la doppia, e che queste sono tariffe che sono un po' più basse del mercato, insomma. Di solito alla fine di queste presentazioni c'è qualcuno che mi domanda: ma se io non rispetto i limiti di condizione economica, come faccio a trovare un alloggio? Allora ho anticipato, anticipo da subito questa risposta. C'è questo sito che si chiama fosforo.com che contiene tutta una serie di informazioni su quelle che sono le offerte del mercato. Allora, nel sito la parola chiave che voi dovete cercare è stanze, cioè cercate una stanza, non un appartamento, a meno che non riusciate a mettervi d'accordo in un gruppo tale da prendere in affitto un appartamento. Però è piuttosto difficile che l'offerta in un territorio dove l'università c'è già abbia degli appartamenti vuoti lì ad aspettare voi, insomma, no? Okay, quindi bisogna cercare di occupare gli spazi che ci sono. Allora, nella sezione Stanze Trento trovate chi si registra accede a maggiori informazioni, chiaramente. Adesso io vi faccio solo vedere per farvi capire come funziona il meccanismo. Ci sono tutta una serie di annunci. Gli annunci sono molto dettagliati, con la registrazione si vedono delle cose in più, però di fatto oggi trovate, per esempio, questo è un annuncio destinato a chi si iscrive a ingegneria, no? Vedete, Trento San Donà è sulla collina, però comunque vi faccio vedere com'è la cosa. Qui c'è una tripla, ci sono le stanze, le fotografie della stanza, le fotografie delle dotazioni, della casa. Okay. Studenti universitari, tripla in appartamento recentemente ristrutturato, comodo per arrivare al centro. Questo è nuovo, lo mettono sul mercato adesso. 3 posti letto in appartamento da 3 persone. La tripla non è la soluzione in un appartamento da 40 metri quadri. Dai, questi forse potrebbero essere un po' più generosi. Ve ne faccio vedere uno più bello che ho trovato ieri.
ha sparito, perché chiaramente l'ho fatto vedere ieri in una sessione di orientamento, secondo me se l'è già accaparrato qualcuno. C'era una singola in pieno centro, a due passi da qui, a un prezzo molto interessante, 250 euro più le spese, disponibile dal 1° di settembre. Secondo me ieri qualcuno ha telefonato subito dopo che l'ho fatta vedere. Insomma, comunque, di fatto, questo è lo stile, no? C'è la cartina, lo stile, questo dice solo studentesse, la grandezza, le dotazioni, qualche fotografia, insomma ci sono dentro tutta una serie di informazioni che vi permettono da casa di selezionare quello che vi interessa e poi quando decidete di venire a Trento magari fissarvi una serie di appuntamenti, andare a vedere di persona e concludere. Cercare oggi vi permette di vedere cosa c'è di disponibile da settembre in poi. Se vi mettete a cercare nei primi 15 giorni di settembre diventa molto difficile trovare anche delle opportunità, insomma le cose chiaramente diventano molto più difficili. Torno alla mia presentazione, sul servizio di ristorazione vi dico solo che al momento dell'immatricolazione riceverete questa tesserina, dopo che avete consegnato le carte dell'immatricolazione vi sarà consegnato il tesserino col quale potete accedere alle nostre mense. Qua fuori ho lasciato anche un piccolo volantino nel quale sono presentate le tipologie di menu e ci sono segnate le mense, ma questo fa parte della sopravvivenza urbana, imparerete dopo pochi giorni insomma come muovervi da questo punto di vista. Sulle attività culturali mi preme dirvi questo, che ci sono diverse associazioni culturali, ci sono diverse tipologie di attività da svolgere e vi faccio un altro pistolotto se volete, insomma, però che mi sembra importante. Il periodo che trascorrerete all'università sarà forse, poi magari sarete più fortunati di me, ma sarà forse l'ultimo periodo nel quale potrete stare insieme a tanti vostri coetanei che vengono da tutto il mondo, che sono motivati e stanno facendo un percorso insieme a voi, perché poi entrati nel mondo del lavoro troverete, no, diverse fasce di età, diversi interessi, ognuno chiuso l'interruttore, ma sì, si fa la cena di Natale, ma poi ognuno per conto suo. Insomma. La possibilità di vivere la vita associativa è un'occasione importante anche di crescita, di fare le cose insieme, di crescere anche come cittadini e non solo come non solo acquisire le nozioni e quello che e portare a casa il titolo, insomma, che è chiaro, rimane l'obiettivo principale, però insomma, se accompagnato da una crescita culturale e personale è sicuramente più produttivo. Anche qui sorvolo velocemente su questo aspetto della mobilità internazionale, perché sul primo anno non ci sono progetti particolari, però è importante che sappiate che dal secondo anno in poi potete cominciare a partecipare ai vari progetti Erasmus, Leonardo, tutte queste cose, e che intorno a questi progetti opera, università, magari anche altre istituzioni mettono delle risorse per incentivare la mobilità internazionale. Quindi quando comincerete a pensare a queste cose guardatevi bene intorno, venite a chiedere quali sono le opportunità, perché sarebbe un peccato perdere queste occasioni. Ci sono studenti trentini? Ce ne sono un paio, quindi faccio una carrellata veloce. Sappiate che se scegliete di iscrivervi fuori provincia esistono delle borse di studio per gli studenti che rientrano in quella categoria degli idonei ma non beneficiari, cioè sono quelle persone che hanno chiesto la borsa di studio nel loro ateneo di iscrizione, gli hanno detto hai tutti i requisiti per ottenere la borsa ma abbiamo finito le risorse, quindi in questo caso la provincia di Trento fa da materasso ed eroga la borsa che avrebbero dovuto ricevere da quella regione, da quella provincia. Per chi si iscrive alla facoltà di medicina
esistono delle borse ad hoc con i bandi che escono a gennaio. Insomma, se siete qui immagino che non siate orientati alla medicina, ma comunque è importante saperlo. E invece coloro che hanno superato l'esame di maturità con più di 93 centesimi riceveranno a breve una lettera che li invita a presentare la domanda per un altro bando che è compatibile con tutti quelli che vi ho detto, cioè sia col nostro che con questo, insomma. Quindi è un intervento per gli studenti particolarmente meritevoli che la provincia ha voluto mettere in campo. E forse sarà l'ultima volta, quindi siete l'ultimo, perché le risorse stanno calando anche dalle nostre parti. Sempre per gli studenti trentini ci sono tutta una serie di opportunità legate a prestiti d'onore che però non valgono dal primo anno, ma esistono. Io consiglio sempre di ragionare su queste cose alla fine dei percorsi formativi per mettere la ciliegina sulla torta, cioè magari fare quel master, quell'attività qualificante, professionalizzante a fine percorso, che magari può essere costosa, però risulta essere un investimento che completa bene il percorso, e che con questi strumenti qui ci ha la possibilità di diluire la spesa nel tempo, però insomma se si è molto motivati c'è la possibilità di spalmare questa cosa nel tempo e avere la possibilità di farla senza, no, dover rompere il salvadanaio o dover percorrere altre strade. Sui servizi per la disabilità mi preme molto dirvi che ci sono tutta una serie di servizi di accompagnamento, ci sono le residenze dedicate e così via, però la cosa importante da sapere è che noi siamo impegnati, allora non abbiamo così grandi numeri da poter avere un ventaglio di servizi a disposizione e sempre aperti, quindi cerchiamo di personalizzare i servizi a seconda delle esigenze. Quindi il messaggio che devo dare è questo: se ci sono esigenze particolari, contattateci, nel bando trovate i numeri di riferimento, sul nostro sito trovate i numeri di riferimento, che cercheremo di costruire il servizio in relazione ai bisogni. Cioè, vi faccio un esempio adesso banalissimo, così per farvi capire, insomma. Qualche anno fa è arrivato uno studente diabetico, nei nostri alloggi non è possibile tenere un frigo personalizzato in camera, però si è rivolto a noi e chiaramente aveva bisogno di un piccolo frigo per tenersi in fresco l'insulina. Abbiamo comprato noi un piccolo frigo e l'abbiamo messo nella sua stanza, quindi derogando alle regole generali. Questa è una banalità, voglio dire, però questo è lo stile, insomma, no? Quindi cerchiamo di personalizzare il servizio in modo da rimuovere quegli ostacoli di ordine, in questo caso personale, per mettere lo studente in grado di percorrere la sua carriera universitaria nel modo più agevole possibile. Sul counseling psicologico una battuta solamente: non si tratta né di terapia né di un servizio per i matti, è semplicemente un punto di appoggio nel momento in cui una persona si trova in difficoltà, per la prima volta sta fuori casa, è in difficoltà con gli esami, non si trova bene con i compagni d'appartamento e ha bisogno di sfogarsi, parlarne con qualcuno, sentire qualche consiglio. C'è questo servizio dedicato che vedo che è un servizio che funziona, è molto frequentato e ha... come dire, anche insomma una funzione di ammortizzatore su alcune difficoltà. Tutto quello che vi ho detto, l'elenco dei nostri servizi, tutte le opportunità messe a disposizione dell'Opera, sono disponibili sul nostro sito. Qui di traverso trovate l'indirizzo. Sui tre bottoni che vedete sotto, borse di studio, alloggi e ristorazione, sono dei quick link che permettono, dei link veloci che vi permettono di entrare direttamente nelle pagine dedicate. Sotto la pagina borse di studio trovate
chiaramente i bandi, le scadenze, le graduatorie e così via. Nella parte degli alloggi trovate l'elenco degli alloggi, la presentazione, le mappe della città, le dotazioni degli appartamenti. Nella ristorazione, tariffe, menù, dove sono le mense, i calendari delle chiusure e così via. Ecco, questo è uno strumento da utilizzare, voglio dire, quando no, sarete già studenti e avete bisogno di consultare le cose per la quotidianità. Entro un po' più nel dettaglio del bando. Quali sono le scadenze? 23 agosto, allora la scadenza principale è il 13 di settembre per la domanda di borsa di studio. Se però intendete chiedere anche il posto alloggio, la scadenza è il 23 di agosto. 23 agosto perché? Perché è importante assegnare i posti letto quando iniziano le lezioni, prima dell'inizio delle lezioni. Quindi, anche se non tutti i test di ammissione saranno conclusi, noi abbiamo bisogno di chiudere la raccolta delle domande. Io penso che il test di giurisprudenza, se non ricordo male, è il 26 o il 27 di 28, perfetto. So che è un giorno dell'ultima settimana di agosto di solito. Quindi tutti quelli che sono iscritti al test possono presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio. Poi solo se si iscriveranno, chiaramente il contratto d'affitto con noi lo possono firmare solo se sono già iscritti. Quindi preferiamo avere una lista che poi viene scremata dalle iscrizioni, piuttosto che fare, come succede in qualche università, la graduatoria al 20 di settembre, quando le persone si sono già trovate un alloggio, e poi restare con i posti vuoti. Quindi sarebbe un peccato. Anche perché costano un sacco di soldi, sia dal punto di vista della realizzazione che dal punto di vista della gestione, perché chiaramente noi dobbiamo fare le cose nel rispetto di tutte le regole. Quindi questa è una scadenza importante. Solo questa, sapere questa scadenza o averla bene in mente, vale la pena la trasferta di oggi. Sulla condizione economica, perché arriva sempre, no? Poi qualcuno che dice: ah, ma io non sapevo, pensavo che fosse dopo il test. Sulla condizione economica vi ho messo qui una tabella che non pretendo sia esplicativa di tutto, però mi serve per farvi vedere che la condizione economica varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. La condizione economica parla di reddito netto, e che la condizione economica si calcola tenendo conto, oppure combinando, reddito e patrimonio, ma sul patrimonio ci sono delle franchigie. In più vi devo dire anche che la condizione economica in provincia di Trento si misura con l'ICEF e non con l'ISE, quindi è obbligatorio presentare la propria dichiarazione ICEF in un CAF della provincia di Trento, e non si può arrivare con la dichiarazione ISE e dire: beh, tanto più o meno uguale. Altro aspetto che poi vi faccio vedere una serie di cose. Per chi, allora, anzi, vi dico subito questo. Non siate scettici rispetto al calcolo della condizione economica. Questo perché? Perché, non so se qualcuno ve l'ha detto, le tasse universitarie sono divise in 13 fasce. Ok? Se voi entrate, scusate, magari ho fatto l'operazione in modo troppo veloce, se voi entrate nel sito dell'università, sulla pagina delle iscrizioni, trovate dentro immatricolazione, trovate tutta una serie di informazioni. Questo è il percorso che dovrete fare anche per iscrivervi, per registrarvi, tutte queste cose qui. Trovate una serie di informazioni, come iscriversi all'università, le tasse. Allora, io vi faccio vedere gli importi delle tasse. Gli importi delle tasse variano da 437 euro,
fino a, scusate, queste sono per giurisprudenza, da, allora variano da 582 euro fino a 2800 euro, divisi in 13 fasce di contribuzione. Fino alla quarta fascia si può ottenere la borsa di studio, ok? Mentre sopra la quarta fascia si ottengono solo questi sconti sulle tasse. Allora, calcolare la condizione economica, se non può essere utile per la borsa di studio, comunque vi può dare uno sconto, no? Gli scalini qui sono circa di 200 euro, sulle tasse. Allora, nella pagina sul come iscriversi all'università trovate anche un'informazione importante. Per chi venisse da fuori provincia e deve per forza andare a questo CAF, ha la possibilità di chiamare un numero che è segnato qui, quel 27 49 90, fissare l'appuntamento in un CAF che sta dentro in una delle nostre sedi, portare lì la documentazione, calcolarsi la condizione economica. Nella stanza di fianco ci sono 5 computer a disposizione per inserire, fare l'iscrizione o iscriversi al test, inserire i dati della condizione economica, stamparsi il modulo di immatricolazione, insomma il modulo da consegnare in segreteria, e completare anche la procedura di richiesta di posto alloggio e borsa per l'opera. Quindi se seguite questo percorso potete in mezz'ora, un'ora, concludere tutto l'iter dell'immatricolazione. Se invece volete fare tutto da casa, potete fare tutto anche da casa. E adesso io consiglio sempre allo studente di Feltre che vuole andare a Fiera c'è un CAF della provincia di Trento, o lo studente di Domegliara che decide di venire ad Avio, no? Voglio dire, può fare anche questa cosa e tornare a casa e farsi tutta la cosa online senza problemi. Seguendo questo percorso qui scritto in questa pagina, sapete che arrivate al CAF, avete i computer self-service con i badanti, cioè ci sono degli studenti 150 ore che vi aiutano nella procedura. Poi uscite da una porta, fate 100 metri, entrate nell'altra e avete chiuso tutto, e il pomeriggio potete dedicarvi a quei famosi appuntamenti per l'alloggio, sostanzialmente, no? E quindi in una giornata chiudete tutte le vostre pratiche. Torno allora alla mia presentazione. Nella quale aggiungo che chi volesse provare a calcolare la propria condizione economica da casa ha la possibilità di usare questa cosa che ha un nome terribile, però è una macchinetta interessante, si chiama modulo di simulazione per trasparenza, che sta sul sito della provincia. Io prima mi sono già preparato, aperte queste cose, qui l'indirizzo è icef.provincia.tn.it, entrando nell'area pubblica, modulo simulazione per trasparenza, deve selezionare il servizio. Qui purtroppo, siccome la provincia è un po' in ritardo, ci sono ancora tutte le cose del 2012, ma a giorni dovrebbero essere aggiornate, ma cambia pochissimo, il motore è lo stesso. Si sceglie il servizio, si indica il numero dei componenti e poi c'è la possibilità di inserire per ogni componente la parentela, vi chiedono alcune informazioni, poi i singoli redditi e troverete le istruzioni punto per punto di dove andare a prendere le cose nel 730 o nell'unico, insomma. Quindi è una procedura guidata che alla fine vi restituisce in maniera puntuale, se i dati sono inseriti in modo corretto, la fascia in cui siete, l'importo della borsa e anche fa una stima della possibilità di ottenere il posto alloggio. Chiaro che quella dipende da quante persone più povere di voi hanno presentato la domanda. Quindi questo è uno strumento in più. In realtà oggi, in questo momento, io userei il mio tempo per mettere insieme le carte, fissare un appuntamento al CAF e fare la procedura direttamente. Tanto, voglio dire, saperlo con una settimana di anticipo vale poco a questo punto, no?
Quindi seguirei l'altro percorso. Da lunedì 15 potete cominciare a telefonare, nelle prime 2-3 settimane non c'è nessun tipo di intasamento, l'appuntamento vi viene dato a giorni, potete scegliere voi se prenderlo il giorno dopo, la settimana dopo, a fine agosto, insomma avete molta autonomia. Chiaramente telefonare alla fine di agosto o i primi di settembre significa restare in balia dei posti vuoti. Okay, questo. Quindi anche questo forse vale da solo la trasferta. Sul merito, vi ho detto che per ottenere la borsa, per mantenere la borsa, bisogna rispettare dei requisiti di merito. Adesso non entriamo nel dettaglio, comunque giurisprudenza che finisce tra le lauree magistrali, perché è una magistrale a ciclo unico, i crediti sono, adesso se non ricordo male, sono 35, però sì, scusate, non la trovo neanche, sono 35. E poi la tabella, questa rimarrà invariata nel tempo, no? Per passare dal secondo al terzo anno sono 85, dal terzo al quarto sono 140 e avanti così, insomma. La borsa è differenziata in due categorie, c'è la borsa in sede per gli studenti che abitano qui intorno e va da un massimo di 2.600 euro per lo studente più povero a un minimo di 500 euro per lo studente più vicino alla soglia di esclusione. La borsa fuori sede invece è assegnata a quegli studenti che o prendono alloggio nelle nostre strutture o ci portano un contratto di affitto in un alloggio privato. E questa va da 5.000 a 1.200 euro, quindi chi è più povero prende 5.000 euro e giù in maniera graduale fino ai 1.200 euro. Avere la borsa di studio significa essere esonerati dalle tasse, quindi chi ha la borsa di studio non paga le tasse. Concludo con i numeri utili, da lunedì prossimo questo numero per la prenotazione del CAF e sulle informazioni di dettaglio per il bando c'è quell'890 40 86 che trovate. Io queste immagini le ho prese dalla copertina del bando, quindi se vi prendete il bando qua fuori trovate tutte le informazioni. Ecco, altro modo di tenersi informati in modo veloce è fare il like sulla nostra pagina Facebook e poi da lì trovate tutta una serie di domande e risposte che noi ci scambiamo con gli studenti, o semplicemente entrate, ci scrivete la domanda, noi nel giro di una giornata normalmente rispondiamo, insomma. Quindi è uno strumento molto, è chiaro che poi su Facebook uno non scrive le cose di dettaglio o no, sono disabile, ho bisogno dell'accompagnatore, voglio dire, però no, le informazioni così, quando esce la graduatoria degli alloggi, quella no, è una domanda tipica, la domanda la fa uno, c'è la risposta e tutti quelli che ci vanno lì la trovano già fatta, insomma, no? Quindi vedo che è uno strumento molto gettonato, insomma. Io ho concluso la mia presentazione, ma chiaramente sono a disposizione per qualsiasi domanda.